Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a realizzare una nuova borsa che viene definita borsa da maca per la sua forma molto particolare, perché come potete vedere ha questi laterali molto molto ampi che consente una grandissima apertura, ma che poi si ripiegano e lei resta in questo modo. Poi nulla vi vieta che all'occorrenza questa borsa può sempre trasformarsi e potete tenerla anche tutta aperta, quindi si può tenere sia così, quindi aperta, che così con i laterali rientrati ad amaca. Io preferisco questa forma perché è leggermente più inusuale e un po' più particolare, invece questa è una forma già più vista, ma questi sono gusti personali. Si può portare comunque in tutti i modi, sia così allargata che così ripiegata. Ha questa fascia in vera pelle con i manici double fas, vedete, in questo modo. Ha la chiusura calamita all'interno e i piedini qui sul fondo, ok? Resta quindi una borsa molto capiente. Pur non essendo una borsa gigantesca, ha però un'enorme capienza proprio per la forma con cui è fatta. Altra novità, quindi la fascia in pelle vi occorre, che trovate sul nostro sito www.merceriamari.it insieme a tutto il resto del materiale, e l'altra vi viene fornita così come la vedete, compresa di tutte le minuterie, quindi i piedini, la calamita, esattamente come la vedete nel tutorial. L'altra novità è che andremo ad usare il cordino intreccio, che è il nuovo cordino lanato che è arrivato. Ci sono 13 colori, è un cordino opaco che si lavora con un uncinetto. Io per questa borsa ho usato il 5, quindi un uncinetto abbastanza grosso. Il lavoro viene molto scorrevole, molto facile da lavorare, resta morbido, ma comunque la borsa sta in forma. Ad esempio per questo tipo di modelli non ho dovuto né irrigidire né fare niente, perché deve proprio conservare questa forma, quindi non sono andate a irrigidire con nulla, altrimenti si possono usare le scocche, le reti e altri modi per indurire le borse, ma con i modelli adeguati. Ecco, magari ne faremo altri dove vedremo appunto anche un modello che deve stare un po' più rigido. Per questo non era necessario, quindi non l'ho indurito con nient'altro. Vi ripeto, ho usato il numero 5 e questo è tutto ciò che vi occorre per oggi. Una rocca, le rocche sono da 300 grammi e per questo progetto di questa dimensione, lavorato su un maglia bassa in costa, è più che sufficiente una rocca, quindi ve ne occorre una sola. Detto questo, vi lascio il tutorial e se vi fa piacere iscrivetevi al canale e continuate a seguirci. Vi ricordo anche che su Facebook c'è un gruppo Mari e le amiche uncinettine per tutte coloro che hanno piacere di condividere con noi le proprie creazioni. Un bacione! Allora, oggi vi faccio vedere come realizzare questo pannello che andrà a comporre la nostra borsa. Dovremo realizzarne due, è molto semplice perché ho lavorato semplicemente a maglia bassa in costa davanti e dietro e presenta questi aumenti per conferirgli questa forma, ok, trapezoidale. Quindi adesso vediamo subito come realizzarlo. Prendiamo il nostro cordino, facciamo un cappio e iniziamo avviando 14 catenelle più una per girare. Quindi 14 più 1. Dopodiché partiamo a realizzare il primo giro di maglie basse, quindi andremo a realizzare 14 maglie basse. Arrivati qui al termine del giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andremo a lavorare questo primo giro di maglia bassa in costa e andremo a vedere subito gli aumenti. Allora, innanzitutto faremo un giro, come vi dicevo prima, di maglia bassa in costa davanti, un giro in maglia dietro. Allora, adesso parto questo primo giro lavorando solo la asolina che compone il punto, quella dietro, ok? Lavoriamo solo questa asolina in questo modo e andiamo a lavorare la prima maglia bassa. Quindi sicuramente molti di voi lo sanno già, ma invece di prendere il punto così, dove vado a caricare sull'uncinetto queste due, diciamo, stanghette, queste due asoline per fare la maglia bassa normale, vado a inserire l'uncinetto solo in quella dietro, in questo modo. Quindi abbiamo lavorato il primo punto. Nel secondo andiamo a fare l'aumento, quindi lavoriamo una maglia bassa in questo modo, rientriamo nello stesso punto e ne lavoriamo un'altra. Abbiamo così fatto un aumento. Per ottenere questa forma andremo a fare un aumento, un giro sì e un giro no, quindi alternato, uno nella seconda maglia d'inizio e uno nella penultima.
sempre dello stesso giro, ok? Quindi adesso andremo a lavorare tutte le restanti maglie sempre prese in costa come vi ho fatto vedere, fino ad arrivare alla penultima, dove dovremo fare un altro aumento. Tutte le altre le lavoriamo invece normalmente. Sono arrivata nel penultimo punto, vedete qua, e di nuovo faccio l'aumento, quindi lavoro una maglia, rientro nello stesso punto e ne lavoro una seconda, in questo modo, dopodiché vado a lavorare l'ultimo punto. E siamo arrivati al termine del giro. Come vi dicevo prima, si fanno gli aumenti un giro sì, un giro no, quindi il prossimo giro catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo le maglie così come si presentano, senza fare aumenti, contando però che, dato che stiamo facendo il giro, diciamo, di ritorno, questa volta lavoreremo solo la maglia più vicino a noi, quindi non la prima, ma non quella dietro come abbiamo appena lavorato, ma quella più vicino a noi, entreremo solo in questa. Ok? E lavoreremo tutte le maglie così come si presentano, quindi vedete che con l'uncinetto mi inserisco solo in questa prima asolina. E andiamo a lavorare le maglie così per tutto questo giro. Arrivati qui al termine, di nuovo catenella, voltiamo il lavoro. Quindi in tutti i giri di ritorno dovete ricordarvi che non si andranno a fare gli aumenti, ma si lavoreranno le maglie come si presentano. Invece in tutti i giri di andata, chiamiamoli così, si faranno sempre gli aumenti. Quindi adesso torniamo a lavorare solo l'asola più esterna, cioè più interna, l'asola dietro, chiamiamola l'asola dietro. Ho lavorato la prima e nella seconda vado a fare l'aumento. Quindi lavoro una, rientro e lavoro la seconda. In questo modo abbiamo di nuovo fatto un aumento. Adesso lavoriamo le maglie tutte così come si presentano fino alla penultima, dove di nuovo faremo l'aumento. Eccomi qui nel penultimo punto, quindi lavoriamo una maglia bassa, rientro nello stesso punto e ne lavoro una seconda e poi un'altra nell'ultimo punto. Ed ecco che abbiamo terminato un altro giro di aumenti. Adesso catenella, sempre voltiamo il lavoro, giro di ritorno dove lavoriamo la maglia, solo l'asolina più vicino a noi, quindi vedete che entro solo in questa asolina qua, l'uncinetto, e in questo giro non andremo a fare aumenti, quindi lavoriamo le maglie così come si presentano e dobbiamo proseguire in questo modo, alternando questi due giri, uno lavorato in un modo, uno lavorato nell'altro, e uno con aumenti e uno senza, per tutto il nostro laterale fino all'ultimo giro finale, vedete, in questo modo, fino ad ottenere l'altezza desiderata, che nel mio caso è composto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 giri più lo scontorno che vedremo dopo insieme. Ho terminato di realizzare tutto il pannello, in totale vi occorrono 26 giri di 26 centimetri, ok? 26 centimetri di lavorazione, e questa è l'altezza complessiva del nostro pannello. E adesso dobbiamo andare a fare il giro di scontorno. Allora, il giro qui in cima ho lavorato sempre in costa, come tutto il resto della lavorazione, ma non ho più fatto gli aumenti, quindi il giro di scontorno della cima è un giro dove lavoriamo le maglie così come si presentano, che io ho già fatto senza gli aumenti. Adesso vedremo come lavorare questo lato. Quindi arrivati qui nell'angolo, vedete che l'ultimo punto l'ho già lavorato, rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa, perché ci serve un aumento sull'angolo per poter curvare come si deve. Dopodiché puntiamo in ogni riga, diciamo, e andiamo a fare una maglia bassa per ogni riga di punti. Ad ogni riga corrisponde una maglia bassa che andiamo a fare, vedete, in questo modo. E andiamo a scontornare e bordare il pannello.
Quindi procediamo in questo modo, andare a bordare tutto questo lato. Qui faremo sempre due maglie nello stesso punto sull'angolo per girare, lavoreremo le maglie come si presentano, due maglie nello stesso punto per girare e lavoreremo anche l'altro lato dall'altra parte, ok? In modo che venga contornato in questo modo per andare a eliminare gli eventuali scalini di fine giro. Vedete che in questo modo si eliminano del tutto. Quindi bordiamo e terminiamo il pannello. Guardate, ho realizzato un laterale, sono già andata anche ad assemblarlo. Adesso vediamo appunto come fare l'altro insieme. Dobbiamo prendere di nuovo il nostro cordino lanato, l'uncinetto, andiamo a inserirci qui nel primo foro del nostro inserto ed estraiamo il cappietto. Voilà. A questo punto andiamo a fare un giro di punto catenella, quindi puntiamo in tutti i fori, estraiamo il filo e facciamo questo punto catenella, così per tutti i fori. Vi faccio vedere solo una cosa: qui c'è il doppio dove c'è la calamita e per questo pezzo dove c'è il doppio dovete entrare anche in questa parte di pellame. Vedete che è staccato perché vi serve per poter entrare anche qui, ma lo andate a prendere voi e a unirlo insieme passando nei fori sopra e sotto, ok? Quindi in questo modo. E voilà, e proseguite così per tutti i fori, per tutta la lunghezza della fascia, fino ad arrivare all'altro lato, facendo questo punto catenella. Allora, una volta terminato di fare questo giro appunto catenella, andiamo a puntare qui nelle catenelle che abbiamo lavorato, quindi proprio attraverso le catenelle lavorate in questo modo, e andiamo a fare una maglia bassa per ogni punto. Quindi andiamo a lavorare un intero giro a maglia bassa. Quindi vedete che entro in queste due catenelle e lavoriamo la maglia bassa in questo modo. Quindi proseguiamo così per tutta la lunghezza della nostra fascia e facciamo questo giro a maglia bassa. Allora, una volta che avete fatto anche tutto il giro di maglia bassa, andiamo a prendere il nostro laterale, lo andiamo a mettere qui proprio vicino vicino, entriamo nell'asolina del lato e chiudiamo facendo una maglia bassissima in questo modo. Dopodiché andiamo ad attaccare ed unirci il lato a questo giro di maglia bassa, andiamo a puntare nell'asolina, nelle due asoline interne. Vedete che qui abbiamo due asoline e due asoline da questa parte. Io vado a prendere solo una e una, così, le due più interne, le due che combaciano, che sono più vicine, e vado a unirmi facendo una maglia bassissima e unisco in questo modo il laterale alla fascia. Quindi entro in una asolina e nell'altra in questo modo, carico il filo e chiudo facendo una maglia bassissima. Dopodiché passo al punto successivo, sempre prendo una asolina da una parte e una asolina dall'altra, le due centrali, e maglia bassa e maglia bassissima in questo modo per unire. Punto per punto, quindi a un punto del laterale corrisponde un punto della fascia, vedete? E ci uniamo in questo modo. Thank you.
Vedete, procediamo in questo modo, quindi andiamo ad attaccare tutto questo lato, dopodiché attaccheremo qui il fondo e poi tutto l'altro lato dall'altra parte a risalire, ok? Nello stesso identico modo che vi ho appena fatto vedere, quindi a maglia bassissima e prendendo le due asoline centrali che compongono i punti da una parte e dall'altra. Allora, guardate, una volta finiti di attaccare entrambi i laterali, sono andata a costruire la fodera per foderare interamente la nostra borsa, ok? Quindi tutti e due i pannelli lavorati all'uncinetto più anche la parte salpata del pannello in pelle, e poi qui ci ho fatto anche un bel taschino. Allora, volevo farvi vedere solo giusto una cosa: questi fori che vi trovate qui sotto la calamita, se vi siete domandati a cosa servono, dobbiamo andare a fare un giro di punto catenella come abbiamo fatto qui, quindi adesso andremo a farlo anche qua in questo modo, e dopodiché a questo punto a catenella andremo ad attaccarci, prenderemo un ago e un filo di poliestere, io utilizzo il Gutermann perché è molto resistente, e andremo a cucire la nostra fodera al punto catenella che abbiamo fatto in questi fori predisposti, e questo ci consente, questi fori ci consentono proprio di attaccarci e permetterci di cucire la fodera e foderare il pannello in salpa, cosa che altrimenti non avremmo potuto fare. Se non intendete foderare la borsa perché non vi piace così, eccetera, potete semplicemente fare il punto catenella giusto per non lasciare i fori così non lavorati, e potete lasciare la borsa sfoderata, altrimenti fate il punto catenella e dopo vi attaccate per cucire la fodera, ok? Quindi adesso vi faccio vedere appunto come fare. Vedete che io la fodera qui l'ho attaccata tutti con gli spilli al momento, e vi faccio vedere appunto come fare per attaccarci soprattutto in questa parte, perché poi qui cucite semplicemente con punti nascosti e vi attaccate alla parte lavorata all'uncinetto, che è molto più semplice. Viene leggermente diverso attaccarsi qui appunto, perché dobbiamo fare questo punto catenelle, poi sempre con i punti nascosti andiamo a cucire la fodera. Vi faccio giusto vedere appunto questo passaggio. Innanzitutto guardate la mia rocca, questo è quello che ne è avanzata, quindi con una rocca da 300 grammi ho fatto la borsa e questo è il mio avanzo, quindi ce n'è ancora anche a sufficiente per fare tutte le rifiniture, e tenendo conto sempre che a me è bastata perché io ho lavorato a maglia bassa in costa, ma sempre maglia bassa. Se fate punti più lavorati probabilmente non vi basta, ma se seguite esattamente il tutorial una rocca è più che sufficiente. Quindi cappietto, mi inserisco qui nel primo foro, avete visto, con l'uncinetto, ed estraggo il mio cappietto, dopodiché entro nel foro a fianco, prendo il filo e vado a fare questo punto a catenella. Vedete, in questo modo. Voilà, abbiamo fatto questo punto, questo giro. Adesso qui stacchiamo il filo, voilà, e adesso qui andremo ad attaccarci con la fodera, quindi vedete che l'andrò a posizionare così a metà della catenella, in questo modo, e andrò a cucirla così, in modo che resti proprio bello rifinito, ok? Quindi questo è quanto. Stessa cosa ripeteremo dall'altra parte, e abbiamo visto anche come foderare la fodera. Vi dico ancora una cosa, io ho fatto la fodera in un pezzo solo quando avevo la borsa assemblata, ma
capisco che magari per chi non è molto pratica a cucire, questo sistema può risultare un po' più complicato. Per facilitarvi la vita, una cosa che riuscite in questo modo a fare tutte, foderate i pannelli separati prima di attaccarli alla borsa. Quindi quando avete i due trapezi dei due laterali, li andate a foderare e subito andate a fare questo lavoro e foderate anche il pannello di salpa, così quando andate a unire i laterali vi trovate già tutte le parti foderate. In questo modo è più semplice anche per chi non è molto esperta nel cucito. Se invece siete più brave e preferite farla dopo, potete farla esattamente come l'ho fatta io. La fodera è fatta qui in un pezzo solo, sagomata esattamente di misure con le tasche. Questo dipende, ok? C'è una soluzione leggermente più semplice e una che non è più difficile, ma ci vuole una conoscenza un po' più del taglio del cucito, avere la macchina da cucire, essere un po' più addentrate anche nel ramo del cucito. Invece foderare i pannelli separati è una cosa molto più semplice che potete fare, diciamo, tutte, ok? Quindi questo è il mio consiglio, ed ecco che abbiamo terminato di realizzare la nostra borsa.